Benvenuti su Azalea Channel. Oggi siamo tornati a Casalongo. È venerdì mattina, per cui qua si stanno tutti alzando. Quindi abbiamo Penny che sta per fare colazione perché tra poco deve andare a scuola. Veronica deve andare al lavoro, quindi sta andando al bagno. Perfetto. Poi ti fai una bella doccia e mangi anche tu qualcosa velocemente. C'è rimasto qualcosa? Sì, le frittelle. Invece Cecilia non deve andare al lavoro oggi, per cui mangia, va bene. Il piccolo Manuel, eccolo qui, tanto carino che dorme, però ha parecchia fame. Qui è comparso questa, fame vorace. Manuel ha bisogno di mangiare subito. Eh sì, magari lasciamo, che dorme fino a quando non si sveglia lui e poi gli diamo subito da mangiare. Tanto c'è Fabio che oggi va al lavoro il pomeriggio, quindi può occuparsi tranquillamente di lui. Oh, intanto qui abbiamo la nostra Penny che sta facendo colazione con la mamma. E parla della scuola, vai, visto che tra poco ci devi anche andare. Ah, come potete vedere qui in bagno, ho cambiato, la doccia e ho messo la vasca, perché altrimenti non avremmo potuto vedere come Manuel si fa il bagnetto, perché adesso il bebè è possibile anche fargli il bagno. Ok, Veronica intanto va a lavorare tra un'ora e Penny direi che hai finito di mangiare, puoi andare a scuola. Vai, vai, corri, corri, che altrimenti fai tardi. Veronica intanto mangia, brava. E Fabio anche ha fame, però va bene, dai, lasciamolo dormire. Dormono tutti e due, papà e bimbo. Carini. Ah, ecco una cosa che volevo farvi vedere, intanto che loro qua mangiano. Con Penny ho creato un club, non so se si può vedere mentre sta a scuola, sì, ok. E per il momento ci ho aggiunto questa bambina, Sara Castani, che è quella di cui vi parlavo l'altra volta, che è la vicina di casa di Penny. Per cui ho creato il club Bimbi e Giochi, per ora ho aggiunto solo lei, poi piano piano aggiungeremo anche altri bambini. Quindi magari nel pomeriggio potremo fare un primo raduno del club con lei, in modo che così Penny conosce un po' meglio la sua amica. Invece, per quanto riguarda Veronica, lei va al lavoro, probabilmente verrà promossa, quindi la prossima volta che tornerà al lavoro andremo con lei, così vedremo se ci assegnano nuovi incarichi. Invece, Cecilia, sicuramente avrete visto il piccolo video in cui vi ho mostrato come è avvenuto l'incontro tra Cecilia e Jack, eccolo qua. E quindi, visto che adesso si conoscono, pensavo di organizzare magari in serata qui a casa una piccola festicciola in cui invitiamo lui e anche gli amici del club di Cecilia, perché la mia idea è quella di far entrare Jack nel club. Quindi organizziamo così una serata un po' amichevole, una festicciola in modo che portiamo avanti anche qua la via familiare di Cecilia e poi la prossima volta faremo un vero e proprio appuntamento romantico. Intanto Veronica sbrigati ad andare al lavoro, tanto hai finito di mangiare. Eccolo che si è svegliato Manuel, quindi un secondo, che lui ha assolutamente molta fame. Ha anche avuto un incubo. Manuel ha avuto un brutto incubo. Con un po' di conforto dovrebbe bastare e tornare a letto. Però vabbè, ormai tanto si è svegliato, tutto sommato sta abbastanza riposato. Quindi sicuramente gli andiamo a dare da mangiare. Dai il cibo nell'inventario. No, allora, mi sa che non c'è niente però da dargli da mangiare. Intanto mettiamolo qua e poi gli diamo il cibo. Cecilia, visto che oggi non vai al lavoro, dai una ripulita veloce e poi magari prepari qualcos'altro per colazione perché praticamente non è rimasto più nulla in frigo. Quindi ci facciamo un po' di scorte. Servi la colazione? Beh, è ripulito.
ripulisci su, che questa casa, se no, è un po' un disastro. E poi prepari, wow, strapanzate con pancetta. Tu intanto, Fabio, dai da mangiare a Manuel. Dai il cibo e diamogli dei cereali. No, pure questi, biscotti a forma di animali. E magari gli leviamo questo latte avariato, che sennò se se lo beve gli fa male. Eccolo, Manuel, ti piacciono questi biscottini? Vediamo un po'. Trascurato. No, non lasciarmi, torna per un genitore assente. Ma la mamma torna adesso il pomeriggio. Ah, ecco, qua sta facendo un bel casotto. Ti piacciono i biscottini, Manuel? Dall'espressione mi sa che non gli piacciono tanto. Oh, questo labbruccio. No! Ma no, poverino. Adesso arriva anche il papino. Dai, finisci di mangiare, bravissimo. E poi coccolalo un pochino. E che vogliamo fare? Leggi per andare a addormentare. Fai uscire. Mandiamolo un attimino a giocare. E qua no, si è rotto tutto. Vabbè, sostituiamo, dai. Tanto non costa molto. Ha finito, Manuel? Quasi. Eh sì, mi sa proprio che ha finito visto che ha buttato tutto per terra. No, ha combinato un pasticcio. Ah, ecco, vedete, Fabio automaticamente gli fa una ramanzina sul comportamento scorretto. E direi che ci sta però, eh sì, Manuel, devi imparare a comportarti bene. Dai, fai uscire, su. Così Fabio se ne può andare a mangiare. Ah, ecco, bravissima Cecilia che hai cucinato. Eccellente di qualità, ma Cecilia è proprio brava a cucinare. Quindi prendi una porzione. E ok, lei sta andando in bagno. Lui che sta facendo? Ma sta ballando? Sì, ma senza musica. Va a ballare così. Ah, vedi, adesso è diventato giocoso perché il cibo è divertente, è morbido, imprevedibile e si lancia bene. Il cibo è un giocattolo grandioso. Perfetto. E allora, intanto che il papà mangia, che ne dici di fare qualcosina con la zia? Allora, tanto per cominciare, cambiamo gli abito e gli mettiamo l'abito quotidiano. Dopodiché possiamo insegnargli qualcosa, vediamo, lui deve andare in bagno, quasi sì, e la direi che possiamo provare ad insegnargli ad andare nel vasino, così poi diventa bravo e può andarci da solo. Eccolo qua. Dai, insegna a usare il vasino. E no, mi sa che se l'è fatta nel pannolino. Balbetta. No, però non credo. Vediamo un po' se lo porta sul vasino. Sì, intanto tu, Fabio, dai una bella ripulita. Eccolo qua. Forza Manuel, ce la puoi fare. Oh, ecco, così gli sale l'abilità di vasino. Con l'insegnamento dell'uso del vasino, i pannolini sporchi diventano un lontano ricordo. L'abilità di vasino insegna il bebè a usare il vasino, migliorala facendo sì che un adulto adestri il bebè. Oh, perfetto. Fatta tutta?
ci mettono parecchio, eh. Allora, intanto Fabio approfitta qua del tempo libero, diciamo così. E ti vai in bagno a darti una sistemata, vai. Qui come procede? Ce l'abbiamo fatta? Ma sì, dai. Ah, ogni volta però gli sale di parecchio. Forza, forza! Eccolo! No, perché è furente? Stanchezza, Manuel è stanco e ha presto bisogno di riposare. Ah, ok. Pensavo perché avesse usato il vasino. Va bene, allora fai così. Appena hai finito, Cecilia ti mette a letto. Così ci riposiamo un pochino. Poi magari cambiati pure abito perché stai ancora in pigiama. Vai. Oh, ecco qui. Così anche Manuel se ne va a ninna. Ecco qua che la zia lo mette a lettino. Oh, bravissimo. Ok, adesso Fabio deve fare qualcosa per il lavoro. Scrivi barzellette o esercita di la musica. E allora direi che ci esercitiamo un po' al violino, già che ci siamo. Comunque dovrebbe riuscire ad ottenere una promozione oggi, io penso di sì che ce la facciamo. Tu, Cecilia, invece intanto potresti chiamare un po' Jack. No, lui si è svegliato! Ah, mi sa che si è svegliato però perché lui sta suonando il violino nella stanza, giustamente sta facendo rumore e quindi si sveglia. Sì. Non ci ho pensato. Aspettate. Allora, intanto, Penny è tornata a scuola. Sì, ecco, un attimo, la rimettiamo a dormire. È tornata da scuola. Direi che è molto contenta e fiduciosa. Sensazione di fiducia di sé. I Sim sicuri hanno spesso parecchia fiducia in sé. Perfetto. Direi che te ne vai subito al bagno. E poi facciamo il primo raduno del club con la nostra nuova amica Sara. Cui facciamo così. Inizia raduno e ho scelto come luogo del raduno Piazza Gazza, che è il parco di Windenburg. Eccoci qui al parco e c'è anche la nostra amica Sara, per cui adesso la conosciamo un po' meglio. Vedete che carina, biondina come Penny. C'è anche Max Villarreal. Allora, conosciamola un po' e poi ce ne andiamo a giocare insieme. Vedete, confessa la paura dei vampiri, perché adesso sono comparse anche queste nuove interazioni ai sim, diciamo, normali, non vampiri. Sono parecchi bambini però, eh. Allora, tra l'altro, Penny vuole anche giocare a scacchi. Tre partite, per cui facciamo così, facciamole giocare insieme a scacchi, così completiamo pure la pietra miliare. Ah, però sono occupate tutte e due le scacchiere. E va bene, allora, giochiamo prima qua insieme. Poi quando si liberano, andiamo agli scacchi. Intanto Penelope ha scoperto i seguenti tratti di Sara, che è folle. Bene, sarà divertente. Così aumentano anche i punti del club, perché io tra le varie attività da fare ho messo gioca con attrezzature per parchi giochi, poi gioca con i giocattoli, gioca con i vuotomostri, fai i compiti e fai interazioni amichevoli. Per cui così possiamo guadagnare parecchi punti. Se questi signori si tolgono dai tavolini, magari. Dai, adesso passate a quest'altro gioco. Vabbè, se no li facciamo togliere noi in un modo o nell'altro.
Intanto Fabio è al lavoro, va bene. C'è anche il Festival delle Spezie, però oggi non ci andiamo. No, Veronica è tornata a casa, ma non ha ricevuto la promozione. Mannaggia! Speravo di sì. E vabbè, sarà per la prossima volta. Oh, ma lei è triste? Perché è triste? No, dai, parliamo della scuola. Poi, dibatti sull'esistenza dei vampiri. Beh, sembra che vadano abbastanza d'accordo. Poi, invita Sara a giocare. E impara a conoscere. Qui ogni tanto mi si annullano le azioni. E vabbè, niente, discuti degli interessi. Dopo l'ultimo aggiornamento ci sta qualche piccolo bug fastidioso che spero risolvano presto. Comunque, io vorrei giocare a scacchi. Signorina, si può levare? Allora, intanto andiamo qua insieme e cerchiamo di fare una certa pressione su questa sim affinché si levi da mezzo, per capirci. Dai, io voglio giocare con Sara. Uffa. Partecipa alla partita insieme, anche se non capisco come possono giocare insieme, visto che ci sta già questa tizia. Intanto Penny acquisisce così l'abilità mentale. Ah, vabbè, praticamente Sara le guarda mentre giocano. E intanto, va bene, chiacchieriamo. Dai, parla dell'animale preferito. E poi entusiasmati per i dolci. E vediamo se scopriamo qualche altra cosa. Chiedi della sua giornata. Parla di giocattoli. Adesso voglio aggiungere i membri del club piano piano, in modo da fare amicizia con loro per bene, uno per volta. Così diventiamo tutti grandi amici. E poi mano a mano vorrei anche guadagnare un bel po' di punti per comprare dei vantaggi. In modo che così le abilità dei bambini salgano più velocemente, che è una cosa un sacco utile. Io spesso mentre giocavo con i club, diciamo, mi aumentavano tanto le abilità, soprattutto di socialità, per cui arrivavo a livello 10 rapidissimamente proprio, quindi è molto comoda questa cosa. Intanto si sono fatte le 7:30, direi che aspettiamo poco poco e poi torniamo a casa, così almeno organizziamo anche la festa con Cecilia. Anche perché ormai diventa tardi per lasciare i bambini fuori da soli. Ecco, Penny intanto ha già raggiunto il livello 5 di abilità sociale. E direi che per oggi finiamo qua con il raduno. Abbiamo conosciuto un po' meglio Sara e siamo arrivati già a un buon livello di amicizia, quindi vanno d'accordo. Magari nei prossimi episodi andremo anche a casa di Sara, così vedremo un po' dove abita. E la inviteremo anche da noi a giocare con i vuotomostri, che ancora non abbiamo visto come funzionano insieme. Quindi direi di far organizzare subito la festa a Cecilia. Quindi andiamo su, pianifica un evento sociale e ci facciamo la nostra festicciola intima in casa. Intanto Manuel, che cosa succede qua? È triste, no, perché uno dei genitori è andato al lavoro. Cioè è tornata Veronica, ma Fabio se n'è andato, cioè è andato al lavoro e lui comunque è triste perché vuole entrambi i genitori in pratica a casa sempre. Veronica, senti, tu però mettiti qualcosa di più decente perché stanno per arrivare degli ospiti, quindi vai, metti questo. Cecilia sta organizzando la festa, ok, e Penny sta per mangiare. Dunque, facciamo una semplice festa con cena. Padroni di casa, le sorelle Lungo, tanto Fabio sta al lavoro. Ospite, quindi abbiamo detto i membri del club di Cecilia, quindi Candy,
Jaden, Dominic, Joe, Don Lotario non fa parte del club e Jack. Ok, fornitore di catering, nessuno. E qui a casa nostra. Ok, intanto Veronica come si è vestita? C'ha ancora il vestito di quella festa in costume che avevamo fatto parecchi episodi fa. No, mettiti. Ma va bene l'abito che ti avevo detto prima? Va benissimo, quindi mettiti quello. E ecco che cosa volevo fare. È una festa con cena, però invece di far cucinare, pensavo che potremmo chiamare per una pizza, visto che tanto non abbiamo mai ordinato, se non sbaglio, una pizza insieme. Facciamola adesso. Vai. Ecco che intanto arrivano gli ospiti, qui pizza a domicilio, e ci prendiamo una pizza con pancetta canadese. Poi intanto Veronica, vai, ringrazia per la presenza. Qui arriva sempre la gente in costume e va bene, facciamo finta che è tutto a posto. Cioè, guardate anche lui, Joe. Vabbè, niente, ormai ci dobbiamo rassegnare a avere amici un po' strani, come dire. La pizza è in arrivo, arriverà fra poco, perfetto. E manca però Jack, sta arrivando. Invita nell'otto attuale, va, richiamiamolo, perché qui sono arrivati tutti, però Jack ancora non è arrivato, quindi magari si è perso il nostro indirizzo di casa. Vediamo che ci dice. Oh, Jack Thorpe arriverà molto presto ed era questo che essenzialmente ci interessava. Intanto chiacchieriamo un po' con i nostri cari ospiti. Eccolo! È arrivato, è arrivato! Eccolo! Salve Jack! Oh, finalmente! Dai, facciamo. Invita ad entrare, ovviamente. Facciamo gli onori di casa come si deve e poi impara a conoscere. Fibna, Fina, Intanto qui abbiamo Lindsay Joe, credo, sì, che si è materializzato dal nulla sulla scheda del computer, piuttosto inquietante direi, ma facciamo finta che va tutto bene. E intanto è arrivata anche questa qui, la fattorina delle pizze, per cui così adesso ci mangiamo tranquillamente a mangiare. E il nostro caro Jack, eccolo qua. Manuel, ok, sta mangiando qui, perfetto. Allora, Jack, come va la vita? Vai, rallegra. Lui è un po' teso, poverino. Cos'hai? Dai, stiamo a una festa, rilassati con noi. Oh, mamma, gli ha notato la porta in faccia, poverino. Allora, dai, facciamolo rilassare un pochetto, Cecilia. Quindi, rallegra. Siediti qui vicino a lui. Intanto c'è Jaden che sta mangiando, direi che va bene. Dopo tutto è una festa con cena. Anzi, Veronica, chiama a tavola, così vi mangiate anche un bel pezzo di pizza. Ci hanno fregato il posto sulla poltrona. Mannaggia. No, Veronica sta chiamando. No. Ah, si è bloccata. Ah. Aspettate che resetto al volo. Ok. E a questo punto chiama a tavola. Vai. Dovrebbe andare bene adesso. Jack è ancora teso, eh? Non riusciamo proprio a farlo rilassare. Complimento sincero. E poi vorrei aggiungerlo nel club. Ah, tra l'altro abbiamo già completato l'obiettivo principale, quindi sì, era abbastanza semplice in effetti questa cosa. Aiuto, c'è un sacco di gente. Questa casa è decisamente troppo piccola. Non vedo l'ora di ingrandirla ancora. Tanto qui leviamo questo schifo perché non mi sembra proprio il caso.
Intanto aspettate che do una sistemata ai bambini, quindi abbiamo lei che sta benissimo, direi, quindi ne approfittiamo per farla andare in bagno. Dopodiché magari mettiti un po' a giocare con Manuel, perché mi sa che infatti ha bisogno di divertimento. Per cui giocate qui insieme in camera tutti carini carini. Oh, intanto è tornato pure Fabio ed è finalmente stato promosso a figura di serie C. Guadagnerà 4 dollari, sì, dollari, si muoiono in più, allora brutto totale di 40 allora. Anche ricevuto il seguente bonus, 541 e il tappeto Idolo Sim. Il suo prossimo turno è sabato 17. Bravissimo Fabio. Si è un po' imbarazzato perché imbarazzo al lavoro. A volte è impossibile evitare di fare la figura degli stupidi di fronte a tutti i colleghi. Ah, bene. Povero Fabio. E va bene. Allora, oh, ecco Jack. Dai, adesso mi sembra un po' più rilassato. E volevo quindi, come ho detto prima, aggiungerlo anche al nostro club. Vediamo se lo possiamo fare direttamente da lui. Club? Invita nel club, dai, vediamo che cosa ci dice. Jack, ti va di entrare nel nostro club? Ehi, volevo solo darti il benvenuto nella comunità e accidenti, che bel collo che hai! No, ragazzi, questo è Vladislaus! Ha chiamato Veronica, ma mi devo preoccupare? No, perché non vorrei che ci venga tipo a trovare di notte facendoci una brutta sorpresa. Un po' pericolosa la cosa, dovremmo tenere sotto controllo la situazione. Allora, Jack, che ci dici? Vuoi entrare nel nostro club? Siamo bellissimi e simpaticissimi. Ti troverai sicuramente bene. Beh, non ci ha dato una risposta, però. Altrimenti ce lo aggiungiamo noi qua dalla schermata del club. Però è più carino se glielo chiede. No, mi sa che forse si può fare solo dalla schermata del club. Vabbè, lo faremo dopo allora. Per il momento facciamo esalta l'esercizio fisico, visto che a lui piace molto, essendo un tipo attivo, si troverà sicuramente d'accordo con Cecilia. E poi discuti degli interessi. Mi prendi in giro, entrerai nel club e consulti la consorzio più che volentieri. Ah sì, perfetto, accettato! E sembra anche piuttosto entusiasta. Bene. Oh, intanto qui si è aggiunta la festa alla fattorina delle pizze, così proprio un'imbucata, ma va bene, tutto ok. Vedete, quindi adesso anche Jack fa parte del club, ottimo. Così sarà anche più facile incontrarci. Con un solo clic ci incontriamo tutti quanti. Allora, vai, complimento sincero, perché questa serata è sì un incontro in amicizia con Jack, però sai, ogni tanto ci buttiamo un complimento di qua e un complimento di là. Che non ci sta male. Poi magari potremmo anche ballare, visto che come obiettivo abbiamo di far ballare tre sim contemporaneamente. Intanto qui Penelope si è messa a dormire e va bene. E Manuel che fine ha fatto? Guardate, si è messo a mangiare la pizza. E direi che è anche piuttosto felice. Slurp, qualunque cosa fosse nel mio stomaco, non ce n'è abbastanza. Beh, direi che piace molto la pizza con pancetta canadese a Manuel. Allora, facciamo così, Fabio, visto che stai ancora in piedi, leggi per far addormentare. Così almeno mettiamo anche Manuel a letto. Intanto, qua accendiamo la musica, che adesso ci mettiamo un po' a ballare. Quindi accendi pop. E facciamo. Possiamo fare balla insieme? Oh, ragazzi! Guardate chi ci è venuto a trovare! Oh, mamma mia! Cioè, il conte è venuto proprio a casa nostra? Ma no, io non li apro al momento perché sono un attimo impegnata con la festa e qua ho paura che cominci a fare una strage di morsi vampireschi e ci trasformi tutti in vampiri.
Ma può entrare anche senza invito? Non credo. Spero di no, almeno. Ok, lasciamolo un attimo là fuori e vediamo che succede. Sono un po' preoccupata per questa cosa. Intanto direi di invitare Jack a ballare. E invitiamo pure Jaden perché devono essere tre nello stesso momento. Dai, Jack, vieni anche tu a ballare con noi. Ah, va bene, si sono aggiunti loro. Intanto Manuel ha raggiunto il livello 2 di immaginazione. Ora può guardare le immagini dei libri per bebè e giocare con altri alla casa delle bambole. Il conte continua. Ah, ok, se ne sta andando, va bene, tiriamo un sospiro di sollievo. Ciao, conte. Eccolo, dai, dai! Forza, forza, Jack, balliamo insieme! La fattorina delle pizze se ne sta andando. Grazie per la compagnia. Poverina, forse era un po' sola, si era stancata di lavorare e si è voluta aggiungere a noi. Intanto, ora Allegra. Che punto sta il livello di amicizia con Jack a questo punto? È salito un altro pochino, perfetto. Sì, dai, la prossima volta, ragazzi, facciamo un bell'appuntamento romantico come si deve, eh. Oggi volevo giusto approfondire un po' la conoscenza, l'abbiamo fatto entrare nel club e direi che si è rivelato anche piuttosto felice di questa cosa. Quindi le prospettive di una bella relazione sono decisamente buone. Ah, intanto chiediamogli della carriera, che non so se lui già ce l'ha, perché in teoria gli volevo far fare l'atleta, ovviamente. Vediamo se già ce l'ha, oppure poi la dovrò scegliere io. Jack è disoccupato, ok, quindi dovremmo poi sceglierla noi. Allora, intanto la festa è finita, abbiamo guadagnato l'argento, direi che ci possiamo accontentare e ok, ce l'ha dato come conteggio, quindi abbiamo organizzato due eventi sociali su 5 e quindi ce ne mancano ancora tre. Cecilia sta, sì, piuttosto a disagio, poverina, la mandiamo un attimo al bagno velocemente. E quindi direi che la festa è finita, perciò concludiamo questo episodio qui, ci fermiamo anche noi. Quindi oggi anche abbiamo visto parecchie cosette, la mattina ci siamo occupati un po' di Manuel, abbiamo visto quali altre abilità un po' può imparare. Il pomeriggio abbiamo organizzato il primo raduno del club di Penny con la sua nuova amica Sara e in serata abbiamo fatto questa festa in cui abbiamo invitato Jack, l'abbiamo conosciuto un po' meglio ed è entrato nel club. Quindi per oggi ci fermiamo qui con questo episodio, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete il like, mettete anche il mi piace alla mia pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati e noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Ciao!